Thank you.
Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento nel Lounge di Intail, in quel posto in cui possiamo parlare tra di noi e anche di qualcun altro. In quel posto dove le ombre si mescolano con le luci, in quel posto in cui le luci si mescolano con le parole. Eccoci qua nel nuovo podcast al buio di Intail. Grazie, grazie per essere qui nella magica notte blu dove tutti i sogni possono avverarsi. Ebbene sì, grazie a tutti quelli che si sono abbonati nel frattempo nel countdown e specialmente grazie a tutti quelli che hanno voluto passare questi pochi minuti in mia compagnia. Ebbene sì, sono qui. Guardate quanto sono blu. Ah, grazie Kafkania, grazie per il ride. Siete arrivati nel momento preciso in cui apro questa lounge alle persone che vogliono chiacchierare un po' della loro vita, un po' della vita degli altri, in questo momento incredibile in cui, per l'appunto, i pensieri rubati vengono riconsegnati ai loro specifici proprietari, i proprietari di questo amore. E non so, oggi sono così, oggi sono così. Basta, mi sono rotto il cazzo, accendiamo la luce. Madonna, quanta grana. Abbassiamo un po'. Pochino, tac, in modo da renderlo un po' più soft, ecco, tac. Però avete visto il mio momento Blue Note, in cui potete tranquillamente fare riferimento ogni volta che avete bisogno di un supporto psicologico. Stembi la plush di Godzilla quando carica il raggio. Cos'è la plush? Placche. Le placche di Godzilla quando carica la. Bah, grazie! Lo sono sempre sentito un po' una placca, effettivamente. È un po' sempre stato il mio sogno nel cassetto. Quindi. Allora, io volevo intanto fare i complimenti alla LucasArts per averci donato la soundtrack di oggi direttamente dal giorno del tentacolo, Day of the Tentacle. Perché? Perché oggi, 5 luglio 2023, è successo finalmente qualcosa. Non so esattamente cosa, ma sarà successo. Grazie mille per chi sta rinnovando. Nel frattempo potete notare che finalmente ho preso il mio nuovo portatelefono. Questo è il mio telefono, questo è il mio portatelefono. Ovviamente è utilizzabile, come avete visto, se avete visto dai social, oggi l'ha già usato Simone. Ho intenzione di comprare una quantità indefinita di pupazzi per poter un giorno fare finalmente l'albero azzurro di Intail, che sarà chiaramente VM18, ricordiamolo. E tutto partirà, come sempre, da l'uscio è aperto. Lasciamo a voi il fantastico proseguo di questa sezione. Ma Simo, sei qui? Ah, che si sente andare avanti e indietro. No, perché siccome hai dei capelli orribili oggi, volevo dire, puoi scegliere Questo tra è tuo. il mio casco da Mandaloriano o il casco da, così nascondi, Casco da? da Ah, Stormtrooper ok. delle forze dell'Ordine Gialle.
forze dell'ordine gialle. Giallo sarà delle forze dell'ordine, certo, giallo. Puoi, certo, scegliere quello che vuoi, però almeno, cioè, risparmi questa brutta. Però è vero, effettivamente ho dei capelli terrificati. Che è successo? Si vede che devo lavarli di più. Quando è che ho fatto la doccia, Timo? Quante settimane fa? No, non so. Tendo a farmela almeno 2-3 volte a settimana, minimo. Lo so. Vabbè, mi sa che stasera mi farò la doccia. No, stasera non posso farmi la doccia. Perché no? Stasera sono via. E dove sei? Ma c'è la prima di Mission Impossible. Vado a vedere Mission Impossible. Sì, ti avevo detto di venire, ma tu non mi hai risposto. Quando me l'hai chiesto? Settimana scorsa. Ma quando? Ma non è vero, non menzognare, me lo ricorderei. Adesso guardiamo. Fammi vedere. Adesso vedere. A parte che, vabbè, stasera non posso perché devo sistemare la scheda per Moloco, chissà come mai. Comunque, allora, io ho dei capelli di merda, sembro tipo Gohan, però quando va su una Mac. Cazzo, che sta succedendo? C'è comunque, sono sicuro, avevo scritto, Ma non me l'hai scritto? Ma l'hai scritto nel gruppo senza taggarmi? Ah, bello, ma c'è... Guarda, 25 giugno. Ho capito, ma quando parlate nel gruppo, poi tipo hanno parlato 180 volte. Guarda, c'è anche la cosa che sta impegnata, anche Rob. Tutte le volte che abbiamo parlato di sborra al ristorante, c'erano tipo 87 messaggi, ma no, no, un cazzo, dal 25 giugno fino al 28 giugno nessuno mi ha risposto. Ma Cristo, ma taggami, ma mandamelo prima da me, ma non mettere nel gruppo delle serate e cose, ma che cazzo lo guarda? Allora, non mi volevi, dimmi che non mi volevi al cinema, basta. Ma se non ti volevo al cinema, creavo un gruppo in cui tu non c'eri. Vabbè, mettiti il casco, dai. Lo posso mettere a Kermit? Ma non c'entra Kermit. Ci ma non lo voglio il casco, poi non capiscono cosa dico. Ma cos'è, ma quanto? Tanto qui? Non lo capiscono comunque. Perché loro sono stupidi o perché? No, perché ti mangi le parole. Metti Psy. È per questo che sono grasso. Vabbè, io vado via, cioè. Capisco. Scusate, ma quello è Kermit. È il mio nuovo portatelefono. Guarda, metto il telefono, lo metto qua e diventa un portatelefono. Quindi sì, volendo è anche Kermit, insomma. Che c'è? Se no ci puoi scegliere tra cose più sobre, tipo questo cappello è carino. Questo fa molto Twitcher anni 70. No, ma negli anni 70 non c'era Twitch. Detto questo, appunto, ok, vogliamo il Patreon per sapere cosa vi scrivete. Ha senso, ha assolutamente senso. Ciao Luca e Simone, sono un grande fan del canale YouTube, non mi sono approcciato alle live, ultimamente però ho visto su Intel TV alcune live del format Intel con quello con Terenas e le ho amate, quindi volevo chiedervi se o perché non ci sono più, grazie. Quelle serali con il buon Lapo e Sara eccetera, al momento sono in stand-by, che era l'In Late, il programma in cui si parlava di cose serie da persone meno serie, che però venivano accompagnate da ospiti seri. Quindi era molto, molto interessante. E chissà, magari un giorno torneranno. Non lo escludo. Perché Psy da muscoloso? A me non piace Psy da muscoloso. Perché me lo infilano sempre qua davanti? Quello scrivere è diventato una capelliera. Sì, all'improvviso. Così mi distraggo un attimo e via. Comunque, vi rinnovo la domanda che non vi ho fatto stamattina, perché in realtà era un'affermazione, ma adesso ve la trasformo in domanda e ve la rinnovo. Voi preferite la colazione dolce o salata? Perché io ultimamente ho dei gravi problemi con la colazione. Non riesco a trovare niente che mi ispiri, ok? Non... Mi date una mano, perché io... Una volta, magari ogni tanto mi facevo il toast, però non riesco a trovare la non so cosa. Salate e dolci insieme, in che senso? Ci fai un panino con Nutella e mortadella? Interessante. Yogurt greco e frutta. Ci ho provato per un periodo con lo yogurt greco e frutta, ci mettevo dentro anche appunto frutta secca, eccetera. Poi mi impasta, mi lascia quel gusto un po' così... La sbrisolona, interessante, però è dolce. Però è difficile. Allora, la sbrisolona buona qua a Milano non è facile trovarla, io te lo dico. L'ho trovata solo in un paio di posti, però non sono proprio vicini. Tutta la vita dolce, classico cornetto con marmellata e succhino alla pera. Quindi neanche caffè, Sam. Interessante, cornetto con marmellata. Ecco, ad esempio, io se devo preferire il cornetto,
Lo preferisco dolce. Scusate, dolce, perché mi sono distratto con il con i messaggi. Aspetta che muto qua. Tac. Ecco qua. No, preferisco la crema. La crema, dicevo. Porridge cotto o no, mescolato con frutta, frutta secca, yogurt e anche cioccolato, biscotti sbriciolati. Puoi metterci quello che vuoi. Hannibal lo fa la Chiara ogni tanto. Si prepara il porridge il giorno prima, lo mette in frigo e il giorno dopo se lo mangia. Potrei effettivamente impegnarmi da quel punto di vista lì. E guardo con i semi di chia, l'automobile intendi, li metti un paio nel latte, aspetti che si raddensi, aggiungi frutta secca o fresca e se hai un budino fresco poco calorico che ti riempie. Non ho mai provato questo genere di... Li ho visti spesso i semi di chia, ma non li ho mai mangiati. Da piccolo mio padre mi portava sempre la pizza bianca calda, la inzuppare nel latte. Oh, ma in cucina si vede che tu sei un esperto. Pane tostato, tè e due uova alla coque. Marco Duglio, top! Sembra interessante. La mia colazione del sabato ora è cappuccino corretto ripieno e pizzetta. Ecco, dolce e salato insieme. Salve Prometeo, non faccio tante volte colazione, ma se potessi scegliere mangerei le crepe salate. C'è stato un periodo in cui mi facevo i burrito la mattina. In realtà non li facevo la mattina, li facevo la sera prima, li mettevo in frigo e poi me li scaldavo la mattina. I burrito ovviamente non pregni di cibo, pesa peperoni e roba del genere, però avevano la loro consistenza che mi riempiva. Ma a proposito del post, chi è la bestia che si è preso la pizza col caffè? Io ovviamente, Sam, chi vuoi che sia? Io sono un animalo. Molto speciale. Io non so perché, ma se sono fuori, mangio in hotel, mangio tipo panini, uova, cioè se mi mettono sotto una pappardella con ragù di cinghiale, mangio anche quella. Ma Nico, anche io sono così, però se non io, la mia domanda era riferita oggettivamente a casa. Fetta di torta al cioccolato che mi cucino. Vedi, questa è una delle cose che ci sono periodi in cui io ho voglia di cucinare, altri periodi in cui non riesco proprio a trovare il mood giusto per cucinare. Frullato di yogurt e pesche insieme a fette di pane scottate con marmellata. Cavoli, vi trattate bene, eh? Poi burrito la mattina per questa nuova cosa. No, Ferrir, è una cosa che ti riempie la giornata, capito? Casa dolce perché me li fa Rita fatti in casa. Vabbè, ma Nico, allora non vale. Non è allora l'equivalente di avere l'hotel, capito? Sta roba non ne vado, il caffè, latte e macine il 90% del tempo. Se sono in Liguria, cappuccino e focaccia. Ah, vedi che allora non sono l'unico che preferisce le cose un po' più salate, Spiacente, io a casa sono tipo da caffè, dice Wolf. È al massimo una briochina, delle piccole così. Briochina. Ma Luca mi delude pesantemente. Figa, la pizza alle 8 di mattina, a mezzogiorno troppi morti. Allora, nei miei periodi di vacanza, che sono circa 5 anni e mezzo che non, tranne l'unica vacanza che mi sono preso con Chiara di ben 6 giorni, ho fatto una crociera nel Mediterraneo. 6 giorni addirittura mi sono concesso. Lì sì che mangiavo topi morti a pranzo, però sai, se non c'è niente da fare, ti sbrafi e ciao. Però sai, quando magari, non so, devi gestire delle cose in cui devi essere un attimino più attivo, forse un po' e via. Comunque, la pizzetta la mattina, concedetemela la pizzetta la mattina, no? Scusa, Era anche col salame, o era prosciutto? Non mi ricordo, perché io a un certo punto, quando ero lì dalla barista, panettiera, insomma, quello che è, le ho detto, mi dai quella col salame? E lei mi ha preso quella col salame. Poi l'ha messa giù dicendo, ah no, ti do questa col prosciutto. Ma io ho chiesto salame. Va bene, prosciutto. E me l'ha data. Ok. Non era poi così diverso, quindi non ho puntualizzato, però... Quindi non mi ricordo. Era prosciutto, grazie Nico. Infatti è successa quella cosa lì che ho detto, ah ok. Chiara si ricorda che almeno 4 dei 6 ho lavorato. Il lavoro però ha portato i frutti, perché fino a lunedì abbiamo fatto esattamente quello che ho scritto in crociera, cioè la campagna di Navigavia. Poi ovviamente i giocatori hanno fatto quello che volevano, adesso io non vorrei dirvelo, ma Matt mi ha chiesto esplicitamente di passargli una cosa che ho detto io in giocata,
e così lui può utilizzarla come suoneria. Adesso la ripeterò in maniera più soft e senza la bestemmia, così in modo che potete capirla, ma lascerò a voi capire a chi l'ho detta. No, non ti puoi trasformare in un mammut. Allora, io questo l'ho detto. Se voi indovinate chi è, vincete un bacino. No, è difficilissimo questo indovinello. Oh, difficilissimo. È impossibile indovinare. Impossibile, impossibile. Ma sì, ma come è incredibile, ci state azzeccando tutti. Chi l'avrebbe mai detto? È una cosa che è imprevedibile. Non capisco come abbiate fatto. Era praticamente impossibile da capire. Io non ho parole. Siete veramente preparatissimi e sapete esattamente riconoscere le giocate del buon Nicola. Non capisco come sia possibile. Chiara, Olivier non può trasformarsi in un mammut perché non ci sono i mammut a Rutenia. Anche tu. Buon pomeriggio a chi è arrivato adesso, ovviamente. Buon pomeriggio. No, non è stato detto a Olivier, è stato detto a Nicola. Non sono mai stati avvistati, ma magari ci sono... Allora, l'ho fatta io l'ambientazione, lo so se ci sono o non ci sono i mammut. Ci sono altre cose a Rutenia, ci sono le girane, ci sono gli alcespina, ci sono un sacco di bestie, ma non ci sono mammut, non ci sono estinti anche lì, basta, non ci sono mammut. Finito il discorso, a posto, quindi non, questa cosa non succederà. Le girane sono rane con il collo lungo? No, sono rane girino, molto facile, si usano per fare il ragù. Ci sono le lasagne di Girana, sono magnifiche. Non gli bastava un elefante, no? Ma probabilmente lui avrà fatto un ragionamento molto semplicistico del fa freddo a Rutenia, elefante col pelo, mammut. Quindi avrà fatto quel ragionamento. Lo so, Luca, è stressante. Ho appena acquisito un party e un druido barbaro che va in Berserk che ho paura. Io col mio vecchissimo druido diventavo un velociraptor. Forse una mammut ha bevuto l'acqua della vita eterna e è ancora in giro. No! Non fatemi venire brutte idee. Tanto l'abbiamo già registrato, quindi qualsiasi cosa voi direte a questa cosa è già sul nastro. Luca, sei divertito a fare le fusioni pazze per gli animali di Navigavia? Certo, ovvio. Ce ne sono alcune che non vi immaginate nemmeno. Però ci sono gli osci, i pesci, i castori e i castosci. Di cosa stai parlando? Comunque, raga, io, giusto per mettere i puntini sulle I e sulle A e sulle O, in questo caso perché appunto... sono due cose che devo dirti. Una, che questo sarà un po' l'ultimo in talk in cui faremo due chiacchiere molto easy, perché appunto la settimana prossima io devo fare bene o male avanti e indietro dall'Ungheria per motivi personali in cui ho appunto alcuni dei miei parenti, quindi sarà veramente difficile per me anche solo essere, diciamo, presente nel tutte le cose legate a Intail. E poi oggi, allora, ieri sera c'è stato il salto della live perché appunto, senza entrare troppo nei dettagli, uno dei giocatori ha avuto un'emergenza di un parente che è stato male, quindi non abbiamo potuto, cioè non ce la siamo sentita di dire facciamo lo stesso, mi sembrava la cosa più sbagliata del mondo, e appunto abbiamo detto no, vai, corri, diciamo che salta. Quindi è stata una cosa che purtroppo al momento non sappiamo ancora qual è stata il finale di questa storia, quindi non lo sappiamo. Ma anche io farò questa live in maniera un po' più corta del solito, proprio perché anche io sono estremamente stanco e ci sono alcune cose che devo risolvere, quindi sarà una live un po' più cortina del solito. Quindi non chiudiamo alle 4, chiudiamo un po' prima, quindi giusto per mettere le mani avanti. Ok, allora, tornando indietro.
Prometeo, Luca è uscito il playtest 6 di D&D, bestemmia per il monaco nerfato con buff scritti coi piedi e ritorno alla vecchia progressione delle classi. Ovviamente la forma selvatica è tornata nella forma della quinta edizione, ma peggio. Non mi sono ancora aggiornato, non ho detto, sai che io arrivo sempre tardi, ma sono sicuro che Manfredi magari ne sa più di me, lui è sempre super aggiornato. Quindi non devo mettermi lì a vedere cosa hanno pubblicato, perché ogni volta che ne sento parlare c'è sempre un gran casino dietro, che sembra che non si capisca bene quale sia la direzione che vogliono prendere, e più va avanti e più mi dà l'impressione che stiano letteralmente sparando a caso, vedono come il pubblico la prende e in quel caso lì cambiano direzione. Quindi non è il modo migliore di lavorare, credo, perché a quel punto lì stai rendendo la cosa talmente democratica da poi non essere né carne né pesce, ok? Quindi, vabbè, non so in che maniera stiano andando avanti, ma sono sempre più preoccupato. Quindi sono sempre più preoccupato del fatto che D&D stia andando in una direzione sempre più, passatemi il termine, equa per tutti e quindi ingiusta per tutti, ovviamente. Perché sai, sapete, quando ci sono delle direzioni, no, legate a un regolamento o comunque a un progetto in generale, possono piacere o non piacere. Se tu cerchi in qualche modo di far piacere questa cosa un po' a tutti, alla fine non piacerà a nessuno. Quindi, allora, meglio che non ascoltare il pubblico a prescindere. Ok, vero, però... quindi non lo so, vediamo cosa succederà. Purtroppo è meglio comunque ascoltarlo il pubblico, però forse non dovrebbe essere, diciamo, l'ago della bilancia, dovrebbe essere comunque una cosa che ti fa pensare a sviluppare una certa cosa. Vediamo. Sono sicuro che anche questo playtest 6 sarà definitivo, come le dichiarazioni di Maxwell sull'uscita di Silksong. Aia. Non vale la pena aggiornarsi, Luca, ogni mese cambia tutto, ed effettivamente stanno andando in tutte le direzioni contemporaneamente. È quello che appunto anch'io vedo sempre. Luca, ne so che te lo dico spesso, ma sei bellissimo, anche tu sei bellissimo. Siamo tutti bellissimi. Chi più, chi meno, comunque minimo, siamo tutti bellissimi. Poi c'è quello ultra bellissimo di livello 2, cioè un po' come i Saiyan, no? Che tu dici, il Super Saiyan è il massimo che un Saiyan può raggiungere. E invece abbiamo scoperto che ce ne sono altri 98, quindi... E di diverso range, completamente diverso, in vari universi ci sono Saiyan che diventano Saiyan perché sentono formicoli sulla schiena, altri perché si arrabbiano, altri invece sono così, perché nascono Super Saiyan, eccetera. Quindi siamo tutti bellissimi come Super Saiyan. Prometto, sinceramente, se avessi soldi mi comprerei Wizard e con un consiglio di community di giocatori detterei legge per costa 5.5. Ma infatti, secondo me, l'idea della democrazia originale, è una cosa che molte persone magari sfugge, no? Il concetto di democrazia, la democrazia vera e propria, quella greca, quella da cui poi molte delle nostre repubbliche derivano, era comunque una finta democrazia, se ci pensate, perché sì, si chiamava, non so, il potere del popolo, però non era tutto il popolo. Erano solo l'elite che poteva permettersi di andare agli eventi politici cioè tutti gli schiavi non potevano dire assolutamente nulla, ok? Ed erano una buona fetta della popolazione. Io sono sempre dell'idea che un consiglio di persone che ne sa è comunque sempre meglio che il pubblico vero e proprio, perché magari il pubblico può dire la sua, però magari va distinto e non capisce, cioè è sicuro della sua idea, ma magari sotto sotto un esperto dice sì, l'idea è bella, ma non funzionerebbe per questo motivo. Invece l'inesperto, che può essere comunque persona del pubblico qualsiasi, dice no, sta roba qua funziona sicuramente, senza mai avere la prova e la dimostrazione che questa cosa non funzioni. Secondo me va ascoltato, ma non deve essere così influente da cambiare esattamente le cose, magari prendere qualche spunto. Sì, esatto, è quello che dico appunto anch'io. Infatti era un sistema oligarchico, appunto. Infatti era più democratica Sparta di Atene alla fine. No, la democrazia di Olivieri è la diplomazia di Olivieri, Attenzione, siamo molto attenti. In questa stagione vi posso assicurare che è uscita anche la democrazia di Olivieri. È uscita
perché io ve lo spoilero, è una cosa incredibile che non avreste mai detto. Nicola ha fatto un piano, anzi Olivier ha fatto un piano, si è accorto a metà, quando era già partito, che questo piano era portava probabilmente alla morte di 2 giocatori su 4, ok? E a un certo punto ha dovuto utilizzare non uno, ma ben 2 punti eroe per tirarsi fuori dai guai. E qui l'ha detto, raga, adesso vi ho fatto vedere che cos'è la democrazia di ruteniana, quella di chiedere scusa e andarsene. Meraviglioso, meraviglioso. Io non ho parole. Non ho parole. Lo vedrete tra un bel po' di tempo, quindi non è uno spoiler perché non vedete il contesto, ma quando lo vedrete direte... Luca, puoi dire, se un personaggio che sta stupendo particolarmente in questa nuova Navigavia... Allora, è difficile dirlo perché ovviamente ogni personaggio ha le sue peculiarità, ma se dovessi dirlo, del gruppo A è Pratt, l'ospite. Pratt è riuscito a ribaltare molte delle cose che il team A, Matt, Giulia, Nicola e Leo, hanno fatto, e l'ha fatto talmente tanto in maniera... ingenua, da giocatore neofita che però ti mette davanti all'evidenza delle cose, e l'ho detto, Pratt, tu sei nato per ruolare, è perfetto, lui in assoluto è stato uno delle scelte assolutamente vincenti come ospite per il gruppo A, e vi posso assicurare che ci sarà davvero tanto da divertirsi. Per il gruppo B anche lì è difficile, perché per il gruppo B ha avuto una quantità di ospiti non indifferente. Per il momento ne ha avuti ben 4, e abbiamo avuto appunto Marco Cioni degli Slim Dogs, Enrico 151G, lo trovate su YouTube, che fa video appunto legati ai cartoni animati, Adrian Fartade e Valentina Lavaland. Tutti e 4 in qualche modo hanno saputo spiccare nel gioco. Ma Gianni Navigavia Confirmed, quindi, io non l'ho mai detta questa cosa. Io so che personaggio vuol fare Gian Andrea in Navigavia. Luca, la sanità del Master come sta? Sta peggiorando. Stiamo arrivando al finale di stagione, pensavo di riuscire lunedì questo a chiudere la stagione. Non ce l'ho fatta perché sarebbero servite un altro paio d'ore per chiudere la stagione. Erano già le 6 del pomeriggio, più o meno, 5, 6, non so, comunque era pomeriggio inoltrato. Ho detto, raga, non è il caso di farsi il finale, che siamo tutti un pochino stanchi. Slittiamo l'ultima sessione di riprese a fine mese, perché appunto, come ho detto prima, io starò avanti e indietro per l'Ungheria per un po'... eccetera eccetera, non starò qua a tediarvi con i miei problemi personali, e quindi il 24 giriamo l'ultima sessione di Navigavia gruppo A, quindi vediamo. Poi ci sarà la cronaca di Navigavia con Cristina D'Avena con il passato di Capa, ma sai che a me piacerebbe davvero tanto il capitano Giorgio Vanni, io l'avevo invitato per Navigavia, poi non aveva ben capito quali fossero i nostri bisogni, diciamo, e quindi alla fine non sono riuscito a fare niente. Lui doveva fare il capitano, non si sa di che cosa, ma il capitano. Vorrei dire comunque che questo periodo mi sta facendo venire il sistema mio come derivato dalla quinta e quanto Farsai, cioè molto poco, che scimmiotta un po' i webtoon verso Isekai. Allora, a me gli Isekai non sono mai piaciuti tantissimo, in realtà. Luca, ma sei riuscito a trovare abbastanza oggetti per caratterizzare ogni personaggio in giro per l'ufficio? No, purtroppo non quanti avrei voluto. Alcuni personaggi li ho semplicemente interpretati con la posizione del corpo, per dirvi, ho fatto un personaggio, un soldato, che è perennemente così, quindi ogni volta che loro parlavano a quel soldato, lui aveva le braccia incrociate e loro capivano che stavano parlando con loro. Un altro personaggio semplicemente ha il grande classico dell'occhio chiuso, quindi l'occhio ferito così, quindi quando parlano c'ha l'occhio sceso. Altri personaggi invece, ad esempio, un personaggio teneva in mano, adesso non ce l'ho qua, un libro. Teneva sempre in mano un libro. A me piace un sacco caratterizzare, ma anche per facilitare non solo il giocatore, ma anche per facilitare il pubblico a capire chi sto interpretando. Grazie mille, Shoryuji, per l'abbonamento. Grazie a tutti quelli che si stanno abbonando, ovviamente.
grazie veramente mille per tutto il supporto che ci date. Speriamo di riuscire a raggiungere il nostro sub goal e fare questo Grand Prix di Mario Kart. Kart con la T di tabloid. Quindi stiamo proprio alla direi la canna del gas, ma in realtà alla fine delle riprese di Navigavia. Entro sto mese qua dovremo chiudere praticamente tutte le riprese, molto probabilmente, e a quel punto è solo editing. E non ce n'è poco, ve lo posso assicurare. Allora, siamo molto avanti con l'editing, siamo molto avanti. Siamo assolutamente messi molto meglio di come eravamo l'anno scorso con Lux Astra, perché bene o male, allora, io ho chiuso con i tagli 8 episodi circa, ok? Se non sbaglio, Simo e Veronica con i multicam ed effetti sonori è a 6 o 7, e Roberto con il taglio dell'audio anche lui dovrebbe essere a 6 o 7. Quindi siamo messi abbastanza bene. Non dico che siamo a metà, perché no, secondo me questa stagione sarà dei 20 ai 22 episodi circa, questa stagione qua. Prima mi fa delle domande, quindi non ho idea di cosa siano sui Coden, Game of Thrones di Konami, non ho idea di cosa sia, quando uscirà il suo figlio a Ayudian Chronicles, e anche quello non ho assolutamente idea di cosa sia. Te, Prometeo, hai sempre queste domande, ma tu devi capire che io magari avessi la conoscenza che hanno altre persone su certe cose, io sono ignorantissimo, ma non perché non mi interessi, ma perché semplicemente non riesco a seguire tutte le cose che dovrei seguire, non ce la faccio proprio. Non ce la faccio proprio. Goduri è oltre le 20 puntate. Sì, però attenzione Hannibal. Il punto è che saranno così perché saranno relativamente più corte di Lux Astra. Io sono sempre stato l'idea che un episodio risulta comunque godibile anche se non dura 2 ore, ok? Quindi saranno relativamente più corti. Poi è anche vero che 7C è un sistema di gioco che permette molto di più alla narrativa di andare avanti in meno tempo. Io d'altronde già quando mastero edito, quindi quando vedo appunto che c'è magari un punto di stallo, un momento in cui ci si blocca un po' su una cosa, cerco sempre in qualche modo di spingere, dare una spintina per dire, andiamo avanti. Allora, aspetta, fermi. Infatti, molto apprezzata questa sua abilità e accortezza. Sua mia o sua di chi? Non come Matt, che non ricordo se nella prima o nella seconda stagione di Lux Astra interpretava Vanika col cappello da Goblin. Non me lo ricordo questo, però è possibile. Perché probabilmente se lo dimenticava in testa. Dice Shaw, grazie a tutti i membri di Intel che hanno riempito le giornate con la bellezza che questo è un gioco di ruolo che mi ha fatto fare diverse risate e faccio sognare con la fantasia. Ma grazie a te, come prima ti dicevo, grazie a te. Noi lo facciamo sempre con piacere e ancora di più quando riuscite a farcelo sapere in qualche modo. Rispetto a questa tua stanchezza, spero tu abbia un momento di relax. Vorrei poterti dire che sta arrivando, ma temo proprio di no. Temo proprio di no. Fa parte della vita di tutti, no? Detto questo, Hermit, come stai? Ha senso. Ha assolutamente senso. State giocando a Final Fantasy XVI? Vi sta piacendo? Perché io sento pareri discordanti. Final Fantasy 16 io non lo posso giocare perché non ho la Play 5, quindi anche volendo non potrei giocare. Aspetterò pazientemente che finisca il periodo di esclusiva. Su Twitch è andato malino. Non lo so, il punto è che sembra interessante perché visivamente io ho solo visto praticamente i trailer e poco altro. Cioè, ho visto Sara che ci giocava in live, ma 2 minuti senza mai fermarmi perché voglio comunque prima o poi giocare Final Fantasy May Cry. Ok, non è la prima persona che mi dice che non è troppo diverso da Devil May Cry.
Interessante la storia, ma il gameplay diventa ripetitivo dopo poche ore. Alcune boss fight però sono tanta roba. Ma a livello proprio di gameplay o a livello estetico? Che dai trailer sembrava una bomba. Poi ovviamente i trailer sono le cutscene e tutte quelle cose un po' particolari. Giusto per prepararmi psicologicamente, perché io mi ricordo che ad esempio il 15 io lo giocai molto dopo l'uscita, quindi il 15 lo giocai, tutti noi credo che sappiamo qual è il casino successo con il 15, no? Che uscì praticamente che non era finito, ok? E poi uscirono le patch, gli episodi aggiuntivi e tutte queste cose, filmati in più, io ci giocai poi tipo 2 anni dopo, ok? No, 2 anni dopo no, ma 1 anno e mezzo dopo. E in realtà di per sé sì, si vede che ci sono dei problemi oggettivi entrato nel 15, però di per sé non mi ha lasciato una roba negativa, un ricordo negativo il 15. Me lo sono abbastanza goduto. Lui che mette la vacanza me lo dico, ma tu sei in vacanza, Acqualeto? Ma io in vacanza, io sono qua, rigido, come uno stelo di un baobab. Simone Citofono? Bravo. Io ancora non l'ho comprato. Quest'anno troppe cose da comprare. Siamo anni luce avanti al 15. Però sì, tutti dicono la trama e le boss fight sono molto belle, ma il gameplay è molto semplicistico per questo ripetitivo. Bello da vedere, ma monotono e facile da giocare. Vabbè, facile da giocare in realtà per me non è sempre un malus. Poi ovviamente chi vuole giocare quei giochi super difficili, ovviamente sì. Io sono dell'idea, considerate che specialmente negli ultimi anni... Io gioco quasi tutti i giochi in modalità facile. Per il semplice fatto che il mio obiettivo, perché non mi piace bestemmiare davanti al cos'è che sta succedendo di là? Sento Simone che sta ancora parlando al citofono. Ma che è la guardia di Vinanza, ma scusi. Comunque io lo gioco abbastanza quasi sempre in easy mode, se è possibile, proprio per il fatto che il mio obiettivo è stare lì sul divano a ciondolare e andare avanti e godermi la storia. Infatti tutti i vari giochi che non hanno una narrativa cinematografica a me non mi prendono. Tutti i vari Souls per me sono l'opposto totale, completo e pangalattico di quello che mi piace. Non dico che siano brutti, dicono che io non ci giocherò mai. Cioè li ho provati, ho detto no e basta. Penso che difficilmente un JRPG alla Final Fantasy riesca a sfondare su Twitch, visto che la storia è centrale, un po' come per Zelda, solo che per quest'ultimo, essendo sandbox, si spende meglio un po' per lo stream. No, ma Zamo, infatti, Zelda è anche andato relativamente bene perché molte persone si inventavano di costruire le cose strane per riuscire a fare i robottoni, le macchine e tutto, quindi... Allora, facile nel senso di spam di attacco e schivata con una sola mano. Ho visto che un player è stato così senza anelli dell'easy mode e riuscire a vincere. Ah, addirittura. Ok. Sta litigando col fattorino laziale. Può essere. Simo! Che è successo? Niente, è arrivato... Ma era un laziale? Un tizio da Lazio che dice di essere il tecnico delle luci, perché qua alle scale a quanto pare la fotocellula si è mezza rotta, quindi la luce è sempre accesa, e mi ha chiesto le chiavi della sala pompe, che lo so fa ridere però, e io non ce l'ho, quindi ho detto no. Non so, sei fidanzato? Ho detto no, forza Roma, è andato via. Sti laziali. Devi passare la mattina, gli hai detto? È che la mattina che c'è il custode. Potevo aiutarlo, però mi ha detto che era dalla Lazio, non ho detto niente, non ho lasciato andare via. Hai fatto bene. Allora, io lo sto seguendo da sub e concordo con quanto dice anche lui. È bello, sì, ma la parte GDR l'hanno messa solo perché dovevano. Per il resto, trama gameplay sono estremamente validi. Ok, ecco, Final Fantasy 16 è molto cinematografico. Ma infatti, secondo me, probabilmente io giocandolo lo troverei un bel gioco. Sì, ma Zelda ha una trama e un gameplay solido. La craft what you want è un'aggiunta, non perno fondamentale del gioco. Io, per esempio, lo uso pochissimo. Anch'io lo uso pochissimo, effettivamente. Cioè, lo usavo, perché poi sono riuscito magicamente a finirlo qualche giorno fa.
Final Fantasy XVI non è quello che i fan volevano come gioco, ma è decisamente quello che volevano come trama. Ho guardato lo streaming di tre persone diverse e ancora non mi stanca. Avvertito il prologo, intenso come momento in cui non hai tutto il gameplay, è molto lungo, capisci che è finito quando sei al secondo rifugio. Guarda, se ti è piaciuto il 15, questo lo ami sicuro. No, attenzione, non ho detto che mi è piaciuto, ho detto che non mi ha lasciato un ricordo negativo. 15 ha tanti problemi, a partire dalla trama. Per il resto, in realtà, appunto, me lo sono giocato e ci sono giochi decisamente migliori, ma ci sono anche giochi decisamente peggiori. Senza andare a tirare fuori Gollum, che è l'ultimo recentemente che è uscito in pompa magna, no? Ormai avete letto le notizie di Daedric Entertainment che se la sta vedendo estremamente brutta dopo l'uscita di Gollum. Giriamola così, se ti piace il gameplay dinamico del 15, questo ne è l'evoluzione. Ok. Le missioni secondarie danno fase a molta gente, tra cui Sara. Niente può essere schifo come Final Fantasy XV, i 16 mille spanne sopra. Ok. Intanto, in realtà, il mio focus è vedere come cazzo pensano di andare avanti col 7, prima di tutto. Quello vorrei capire che cazzo vogliono fare, perché non possono fare un gioco che è un remake. Io dico, vabbè, non lo compro subito, perché così magari esce la seconda parte nel frattempo, così magari riesco a prendere l'1 e il 2, ok? Infatti io ho aspettato tipo 3 anni prima di comprare il 7 remake. Ho detto, lo compro, magari arriverà. Come dice Gwyn, buona fortuna. L'ho giocato dopo 3 anni che era uscito e ancora oggi sono qua a aspettare. Aspettiamo, vediamo come andrà avanti. Ho capito. Se aspettate tutte le parti insieme è finita da 10 anni. Ma non è normale una roba del genere, scusa. Vabbè raga, ovvio che ci siano slow point tra picchi di trama, altrimenti nessuno aveva fatto le secondarie. Che poi siano fetch quest è normale, visto che ha alcuni aspetti molto un MMO. Questo mi spaventa un po', effettivamente. Grazie per il raid, la drossa, grazie mille. La domanda che però io vi faccio, voi che l'avete visto e giocato, quanto MMO? Perché un conto è la missione secondaria in cui bisogna raccogliere 10 code di topo per dare una mano alla sarta del paese, Un altro conto è una roba da MMO, quindi con i raid e tutto, spero non sia una roba di multiplayer. Buongiorno Radossa, tutto bene, parliamo di Final Fantasy principalmente, non l'ho mai giocato, il 16 non l'ho giocato, quindi non ho idea. Perché mettono il budget di un gioco vero in ogni parte, magari un remake tutto compresso non sarebbe stato lo stesso, senso. No, multiplayer zero, ecco, ok, perché uno dei problemi che ho riscontrato con Diablo, l'altro giorno l'ho provato, e io non posso giocarci. Io non riesco a giocare a Diablo perché sono obbligato a stare online per giocare. Io non posso giocare a Diablo perché nella mia vita da papà, ogni 3x2 io vengo interrotto. Quindi per me il fatto che ci sia un pulsante start che mi fermi il gioco è obbligatorio in un gioco. Il fatto che se io premo start in Diablo il gioco non si ferma, per me è un malus devastante. Senza considerare il fatto che quando ho detto vabbè non si ferma il gioco, non importa, spengo la console, giocando per Xbox c'è il quick resume, quindi ricominci esattamente nel punto preciso in cui è rimasto. Infatti io cosa ho fatto? Io ho cominciato il tutorial, ovviamente a 5 minuti dal tutorial sono stato chiamato, eccetera, spengo la console, il giorno dopo torno e dico finisco il tutorial, l'accendo e mi fa sei stato kickato fuori per inattività. Ma come? E quindi ho dovuto ricominciare il tutorial e ho droppato Diablo 4. Perché cioè, se io non posso fare pausa quando voglio, per me è un gioco ingiocabile. Non posso giocarlo. Quindi l'importante è che Final Fantasy non sia così. Io Diablo 4 mi piacerebbe giocarlo, ma finché è così non posso farlo. Cioè io non posso, tipo, non so, giocare di notte quando mio figlio dorme o quando non ho altri impegni. Perché non... Non è fattibile. Se sono lì a giocare, devo decidere io quando fermarmi. Siamo più nel 1994 che dovevo salvare solo nei punti di salvataggio. Scusatemi, ma per me è inaccettabile che un gioco nel 2023 ti obblighi a fare questa cosa qua. Ma fuori di testa. Quindi non ho neanche finito il tutorial di Diablo 4 che l'ho già droppato.
Dunque no, non hai interazione multi, semplicemente hai slow point, troppo slow, unicamente perché la trama è high level. Ah, ok. Diablo 4 purtroppo era dichiaratamente mezzo MMO. Final Fantasy ha solo unicamente le quest secondarie alla MMO, ma non è quella struttura del gioco. Dopo c'è una giornata davanti, infatti è un punto solo. No, infatti, io purtroppo, una delle cose che effettivamente poi... Io, molti mi hanno scritto, in realtà, cos'è stato? Sabato scorso? Sì, sabato, mi sembra. Ho pubblicato una storia sul mio profilo personale, non quello di Intel, in cui facevo un po' la frecciatina, no? Agli streamer, perché io qua lo sto dicendo, sto streamando, però al tempo stesso mi fa ridere il concetto, no? Che sento magari qualche streamer che dice oggi ho giocato 10 ore a quel gioco, e io lo guardo e dico... Ma tu, cioè, 10 ore di fila allo stesso gioco? Cioè, nessuno ti ha interrotto? È qualcosa di assolutamente importantissimo che non poteva fare lui? E quindi mi faceva ridere il fatto che, essendo Enrico in questo preciso momento dai nonni a Vicenza e quel weekend lì Chiara era dalle amiche a Trieste, io ho acceso la Switch, mi sono comprato tutti i Final Fantasy dall'1 al 6, e ho detto, comincio Final Fantasy. Ieri sera ho finito Final Fantasy 1, ok? Però mi sono spaccato il Final Fantasy. Cioè, sono partito sabato mattina e fino a domenica sera sono arrivato al boss finale. Quindi dico, bam, 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 bam. Una cosa che non avrei mai, mai, mai possibilmente fatto in una situazione diversa da quella. Perché anche solo il fatto di dover andare a fare la spesa, di dover andare a prendere Enrico a scuola, portarlo, non so, a psicomotricità, andarlo a riprendere, venire qua in studio, preparare il set, cioè, è stata una combinazione di non eventi che mi hanno permesso di fare la vita, passatemi il termine, da streamer. Cioè ho fatto 6-7 ore di videogioco, praticamente, non dico filate perché facevo le pause per mangiare, per guardarmi un qualcosa su Netflix, però almeno pochino mi sono riposato. Poi ovviamente 48 ore, anzi meno di 48 ore, perché ho fatto sabato mattina fino a domenica pomeriggio in realtà, perché poi siamo andati a fare il karaoke col buon Leo, dove mi sono dilettato con Sarò Re di Scar. Detto questo, non hai più visto la luce del sole. Effettivamente mi sono anche chiuso le persiane, in modo da non avere nemmeno l'idea di che ore siano. 10 ore filate di un gioco, anche no, sembrano pure scatole assurde. Ma Apriale, il problema è che ci sono molte persone, diciamo, nel giro della mia cerchia, Sara, per dirti, fa queste maratone da 10 ore dello stesso gioco. Io non riuscirei mai a fare una roba del genere. Quindi io la stimo tantissimo per la pazienza che ha di rimanere su un'unica cosa per così tanto tempo. Infatti io non riesco a fare, anche quando mi capita di fare le, passatemi in termine, maratone di serie TV o di film, io non riesco a farlo, perché più di due, massimo tre episodi di una cosa di seguito, che sia esso un cartone o una serie TV, io non riesco. Il mio cervello mi dice basta, non ce la fai. Invece le news su Baldur's Gate 3 le hai seguite poco recentemente. L'unica volta che tanto bene o male ci giocherò, quindi mi interessa relativamente poco. E via con Final Fantasy, in effetti un po' mi frena anche per me Diablo 4 stare collegato necessariamente. La seconda cosa è che sto nei minimi per un gioco prolungato, non vorrei sfondare la scheda grafica. Infatti per fortuna io ormai su PC non gioco nulla, anche perché ho dovuto comprare un PC nuovo per TPK, poi TPK per le stesse ragioni per cui in questo periodo qua io sarò meno presente nelle live, andrò in Ungheria, varie eventuali, si è messo di nuovo in pausa. Io da PC non, comunque anche adesso avendo un PC più potente, non ci giocherò mai. Io non giocherò mai da PC, perché non... il PC per me, nella mia testa, è uno strumento di lavoro, perché comunque lo uso per editare, lo uso per fare video, per scrivere le robe di lavoro. Quindi quando sono al PC e sto giocando, il mio cervello mi sta dicendo, già che sei al PC, perché non lavori un po'? Quindi devo staccare e devo andare alla console, quindi io gioco solo su console. Ho visto la storia del karaoke, sei un cantante nato, Luca. Non credo che tu abbia visto le storie giuste, allora, però ok. Il gioco ti piace, se magari è pure il primo giorno che ci giochi, stai anche non ti accorgi del tempo che passa.
In realtà, ma è sempre stato un mio problema questo. Anche quando andavo a scuola in generale, io non riuscivo a farmi tutte queste nuotate all'interno del gioco, anche se era nuovo e anche se era la cosa più figa del mondo. In ogni caso, dopo un tot di ore, il mio cervello grippa, si blocca, non riesce ad andare avanti. Mi distraggo, non sono più interessato. Poi magari ho la voglia, però non sono concentrato. Ma infatti io, ad esempio, io lavoro in maniera un po' strana. Le persone che mi guardano lavorare pensano che in realtà io stia catteggiando. Perché io ho questo metodo di lavoro, ho imparato che in generale io di solito ho degli slot da 30-40 minuti, poi ho bisogno di 5-10 minuti di sblocco. Ad esempio, quando edito, io edito per mezz'ora 40 minuti, poi chiudo l'editing, mi guardo un video su YouTube o passeggio mentre costruisco una cosa per la stampante 3D, poi torno e quei 30-40 minuti sono molto più produttivi di quanto sarebbero senza aver fatto quella pausa lì. Quindi, quando magari una persona mi vede e mi dice che sei stato 30 minuti al computer e già vai a cazzeggiare, mettere a posto un'altra cosa fuori, vuol dire che hai lavorato solo mezz'ora. Invece no, il mio cervello è fatto così, si stanca estremamente velocemente. Però si chiude su questi giochi che tocca, come fa? Non lo sa nessuno, forse è un angelo sceso in terra. È possibile. Proprio, se mi piace divoro anche 20 ore, sì, a volte dimentico di mangiare, se il prodotto è me, troppo dopo un paio d'ore al massimo. Molti lo fanno, io proprio non ce la faccio. Non ce la faccio. Luca, esiste una soluzione che si chiama Steam Deck. Beh, uso la Switch. Steam Deck non lo prendo perché non è... Io, per esempio, io non accendo Steam, credo, da un paio d'anni. Non gioco, no. Anche perché gli unici giochi che ho su Steam sono tutta la serie di Total War, tutta la serie di XCOM. Ho praticamente solo giochi di strategia, che sono ingiocabili con il pad, che sia poi dello Steam Deck o di altro, sono ingiocabili. Quindi non sono compatibili. Sto recuperando, Alla fine, come se facessi 30 minuti in 6 ore, ma come fai te è meglio. Io sono periodo in cui faccio l'opposto di te, Luca. Gioco al tranza, poi per 5 minuti lavoro, nei 40 minuti dopo gioco meglio. Ma questo non ha senso. Uomo vero, Total War sempre stati bistrattati, ma sono i più belli del mondo. Sono i giochi in cui io, ecco, ad esempio, i Total War o i Civilization... Sono quei giochi in cui effettivamente c'è stato un periodo in cui non riuscivo a staccare. Avete presente il ancora un turno e poi vado a letto? Quel turno lì poi non finiva mai. Capito? Tanto c'è Roberto che si preoccupa della telecamera. No, io ho firmato quello dove non posso essere ripreso, Non ti preoccupare. La Switch non è grossa come Steam, anche questo dipende da cosa hai su uno e sull'altro. Io almeno 30 giochi per genere. Vabbè, ma... Civilization essere tipo inizia alle 9 del mattino, guardi l'ora, sono le 3 del mattino. Assolutamente senso. Allora, in realtà non così eccessivo, perché di solito io giochicchiavo magari all'epoca, quando uscirono Tekken, Total War. Il pomeriggio, 2-3 ore me le facevo, poi la sera magari le ripigliavo, ed effettivamente ti rendevi conto che era l'una, le 2 di notte, come niente. Vabbè, gli strategic real time sono magnetici anche perché ogni round ci sono news che ti tengono incollati. C'è stato un periodo in cui ho giochicchiato, però era proprio davvero troppo, a Europa Universalis. Quelli sono giochi che veramente... O cos'è che era anche quello sempre medievaleggiante, che è uscito anche relativamente recentemente, che l'ho giocato, ma ormai il mio cervello non ce la fa a seguire tutte le informazioni. Quello dove c'è tutti gli inciuci corre, cioè in famiglie nobiliari. No, Bannerlord. Ma è anche mega famoso. Crusader Kings, forse, una roba del genere. Qualcun altro dice Crusader Kings, può essere che sia quello lì. Anche quello lì l'ho giocato quando uscì, all'epoca, l'ultimo. Però mi sono reso conto che ormai il mio cervello non ce la fa. Semplicemente non ce la fa.
Off topic, una campagna su Dune, i suoi temi sono magnifici, la creazione delle regioni, la manipolazione della società tramite esse, il miglioramento della razza e la mutazione genetica, corsa alla spezia, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi? Dune è uno dei migliori ambientazioni fantascientifiche che esistano in generale sul pianeta, e non solo probabilmente. D'altronde è una delle ambientazioni che ha ispirato maggiormente Guerra Stellare, di cui poi io ovviamente, come ben sapete, sono un extra fan. In realtà, ahimè, nonostante noi abbiamo qua il manuale del gioco di ruolo di Dune, io ancora, mi sento un po' una cacchina, non l'ho neanche aperto, proprio non ho avuto ancora il tempo, ma non sarebbe niente male pensare a qualcosa con Dune, specialmente con l'uscita della seconda parte del film a breve. Avete visto il trailer? Una cosa che poi non capisco di Valve è perché non fa come Xbox con lo streaming dei videogiochi. Cosa mi serve giocare con il tablet, il telefono, con lo Steam Link se devo accendere il PC? Ah sì? Effettivamente io con Xbox mi sono fatto qualche volta con lo streaming da casa dei miei a Vicenza accendendo l'Xbox a Milano. È comodo. Non c'è neanche più di tanto lag, si riesce a giocare anche abbastanza bene. Ricordiamo Mario del Penino che attende ancora una giocata nel mondo di Warhammer. Rispettiamo la fila. No, ma Wolfer, tu non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Se lo dico così con questo cappello, ti devi fidare. E niente, questo è quanto. Niente di... Non sarà una campagna lineare, una storia piena di dune. Coleto, lo sai che mi stai simpatico. Fai attenzione a quello che dici. Fai molta attenzione a quello che dici. Ricordami inoltre che a breve inizierà il tour delle cover band official. Aspetta, questo io non so di cosa stiamo parlando. E che cover band? Perché io ho paura quando dite cose che potrebbero essere successe in altre live. Perché io conosco i miei polli e so che cosa succede quando i polli pollano. L'ho capito io, eh. Quindi non fatemi preoccupare che all'improvviso mi trovo incastrato in eventi che non sapevo nemmeno che sarebbero successi. Vi ricordo ancora che purtroppo chi ha lanciato l'ultimo sub goal di Just Dance ancora non ha organizzato la live di Just Dance, eh? Noi abbiamo chiesto il gioco a Ubisoft, ce l'hanno mandato, abbiamo preparato tutto, ma le persone non hanno esaudito il desiderio, siccome il sub goal qua sopra è di Mario Kart e lo gestisce Gabriel in parallelo con me ed Andros, avverrà. È il ludoteca dove giocare GDR da tavola a Milano. Mi devo trasferire, il GDR stanno studiando le serie TV. Secondo me è scritto meglio ad hoc solo per noi. Effettivamente le serie TV, le giocate GDR sono decisamente più meglio di alcune serie TV. In realtà io personalmente non le frequento. Beh, c'è il Nemex. Il Nemex ha fatto da culla per Lux Astra nella prima stagione. Giusto, allora adesso sta chiudendo perché si trasferisce, mi sembra, a Cologno Monzese, mi sembra di aver capito. A settembre riapre, quindi Nemex tanta roba. Ma comunque Luca, quando ci sarà la prima campagna masterata da Chicco? Sam, non è facile, perché prima di tutto devi imparare a leggere e scrivere, secondo me. Nemex, si sprometeo, Nemex. Se apri un qualsiasi video della prima stagione di Lux Astra, lo vedi in basso a sinistra, credo, il nome del posto. Purtroppo Chicco adesso è ancora un po' giovanotto per masterare. Potrei a breve cominciare a fargli provare un po' di gioco. Potrei a breve fargli provare un po' di gioco, ma vediamo, insomma. Ma anche Google Andro è il primo risultato. È un luogo molto interessante. Non so quanto e come faccia GDR, cioè giocate del genere, ma che io sappia qualche evento dovrebbe esserci stato. Poi segui
segui i social e ci sono. Non so se sia una cosa che c'è ogni settimana, sinceramente. Ogni tanto capita che alcuni dei nostri vadano al Nemix a fare un giro, anche perché ci sono un sacco, appunto, sì, di giochi in scatola, che anche cabinati, e retro gaming vario ed eventuale. Probabilmente nel 99% dei casi in cui vai al Nemix spawna Kenobit. Lui è spesso lì. Anche Mark ci va abbastanza spesso al Nemix. Fin dei conti è un bel posto, c'è poco da fare. Io faccio fatica ad andarci perché comunque mi sembra poco carino, poco cortese cioè andare e lasciare a casa Chicco e Chiara, che poverini, volendo anche loro fare qualcosa, no? Scusa, che per caso abbiamo già visto uno dei tuoi figli sul canale? Allora, se intendi i miei figli biologici, Enrico, sì, è già apparso un po' di volte in giro. Non mi ricordo quando, passava. Se parli dei miei figli adottivi, li puoi trovare tutti su Intel, a partire da Simone, che è di là che stai evitando, ed altri. Grazie Luca, che l'addestramento di Chicco porti alla nascita della prossima generazione. Ricordo, non D&D, ma un manuale leggero vicino a una delle sue passioni, tipo se ti piacciono anime e me, cioè Knights of the Round. Guarda, allora, D&D purtroppo è uno di quei giochi che bene o male tutti in qualche modo conoscono, ma se poi lo approfondisci tanto scopri che non è il gioco più gioco del mondo, ecco, sapete benissimo come la penso. D&D divertente, però ci sono altri giochi molto più facili e narrativi e che non devi basarti tutto sul tiro di un dado anche solo per raccogliere un oggetto, ecco. Anche durante TPK è spawnato, è vero, sì, è vero. Anche nella prima season di Armored. Allora, io mi ricordo che c'è stato un periodo in cui, durante la pandemia, che facevo live sul mio canale privato, avevo il comando Evoca Chicco, con tipo 1000 punti canale, una roba del genere. All'epoca non parlava ancora, quindi era poco interattivo. Adesso parla, quindi magari potete anche fargli delle domande quando, se mai un giorno, apparirà nuovamente in live. Lo coinvolgerò più attivamente. Vabbè, l'ABC e il cambio braccialetti quei tempi. Ah, già, è vero, Wolf, te ne sai, te lo ricordi. E poi, a proposito di Luxas, ma Tommy dopo Luxas che fine ha fatto? Caro mio, è stato colto in pieno dalla vita, lo studio, il lavoro, e quindi non è più riuscito a dedicare il tempo per il gioco di ruolo. È stata una scelta, purtroppo, che ci ha fatto dispiacere molto, però purtroppo la vita arriva, e quando arriva batte duro. Tipo, chi quando ha rubato l'ultima volta Nutella? Sono domande che potreste fargli quando arriverà. Quando arriverà il momento, gliele farete. Questo è quando. Poi arriverà un giorno in cui magari lo vedrete giocare in Navigavia, chi lo sa. Al momento io ho un'idea per Navigavia che mi piacerebbe moltissimo riuscire a compiere nei prossimi 2 anni, che è la trilogia degli Immortali, che comprende ovviamente 3 stagioni, per poi provare a cambiare mood e stile, utilizzare la stessa ambientazione ma con personaggi completamente diversi, quindi magari quelli vecchi fanno da ospiti, una roba un po' come gli spin-off, no? Un po' come per assurdo Vikings, che hanno fatto le due cose, no? Ma pensate di fare ruolate di Luxasta live alla Critical Role? No, io l'avevo proposto un paio di volte di farle, ma non a quanto pare non le faremo. Luxas Live non ci sarà. Non saprei dirti bene perché, ma questo è quanto. È allucinante, ogni volta che mi dai info mi parte la pubblicità. Ma scusa, ma tu non c'hai il Prime? Scusa, fammi mettere un attimo. C'è il Prime, perché ti parte la pubblicità a te? Scusa, se c'hai il Prime non dovrebbe partire la pubblicità. O sono scemo io? Mod, mi confermate sta cosa? Ah, il Prime ma non la sub. Ah, io non so che... Cioè, non è la stessa cosa. Scusa, il Prime non è...
una sub. Ok, io non sapevo, io sono ignorantissimo su queste cose, quindi non... Quindi se il Prime l'ha usato qua... Ma si usano solo canali. No, il Prime ci cresce una sub al mese, ma non è su tutti i canali. Io non le sapevo queste cose qua. Ok, comunque... Dobbiamo tirare una sub gratis. Ok, io queste cose qua non le so, non le sapevo, non mi sono mai addentrato nel marasma, no, del sub, del prime, del tier, non... Ok, se è sub deve avere il dadino. Ok. Il simbolo del prime lo hai se lo usi su qualsiasi canale. Ah, ok, quindi se agganci il prime a Twitch... Ok, adesso mi è già più chiaro. Io pensavo che invece il Prime, cioè la coroncina, significasse che tu stai facendo una sub attraverso il Prime. Ok. Buona sapersi. Sono cose che si imparano sempre. Ho imparato cose nuove, Gian Andrea. Fermarsi adesso? Nel momento del trionfo. Mi è salito un attimo il Tarkin. Ciao a tutti! Ciao Panama! Come mai questo cappello così... così perché fedora? Ho i capelli disordinati. Ah, stai adottando anche tu la mia tecnica. Sì. Devo decisamente farmi una doccia. Mi ho avuto l'acqua calda, ce l'hai! Ciao ragazzi, c'è San Denis! Ciao a tutti, ben arrivati. Io vado al bagno e okay. Dopodiché mi metto di là appunto a preparare... per le riprese di domani. Riprese di domani. Che cosa succederà domani? Fatevi i cazzi vostri. Scherzo. Soprattutto si scherza. E di cosa stai parlando nel frattempo tu? Ah, sto chiacchierando, niente di particolare. Io vengo dalla Dream and Dream, lo studio di doppiaggio dove ho fatto Vikings, Vox Machina e simili. E chiacchierando con Pietro, si stava cioè, ho detto, sarebbe figo, che ne so, tutto una vigavia. Esportarlo solo in audio e farci podcast, perché molta gente lo ascolta. Sì, non è la prima persona che richiede questa cosa. Effettivamente con Navigavia potremmo farlo, perché Xastra all'epoca era no, registrato... l'audio era una merda. Però con Navigavia e le cose future si potrebbe avere lo Spotify d'Intel dove ci si caricano le giocate, anche perché adesso su Spotify ci puoi anche caricare i video. Mm-hmm. Quindi tu metti la giocata completa anche con il video, potremmo farlo. Perché se blocchi YouTube, a meno che tu non abbia pagato per YouTube Premium, se blocchi lo schermo non senti più un cazzo e ti consuma la batteria, ti consuma i dati. Su Spotify pesa tutto molto meno, se blocchi te lo puoi continuare ad ascoltare. Potrebbe essere sensato, tanto i file ce li abbiamo, quindi... Si può fare con la roba più nuova, quindi questo Dungeons and Dragons e cioè navigare con tutta la roba che poi abbiamo fatto post esatto. E così oltretutto ci siamo un passo più vicino al mio progetto dei radiodrammi. Il dramma. Tu eri radio, io ero dramma. Ah. Quindi ero radio. Non così nostalgici. No, però, ma guarda che anche in Legend of Korra, in Legend of Korra, sì, all'inizio degli episodi c'era il commentatore che fa così. Infatti, l'Avatar Korra. E vabbè. Pensiamoci su, nel caso Pietro è carico e pronto a partire. Wolf! Ciao bello! E buona continuazione a tutti. Ciao ciao! In realtà Wolf sono io che lo dico a Matt, non è Simone che lo dice a me, io lo dico sempre il nome. Qualche volta capita in live che sfugga, ma in generale... Quelle decisioni di Intel sono molto premeditate. No, nessuna nostra decisione è veramente premeditata. Noi facciamo le cose totalmente a caso e funzionano, quindi yeah! Ma quindi ora Intel ha abbandonato la cosa, la storia di Intel, una persona che legge un libro, un bimbo, semplicemente ce ne sono di meno e di quelle scene? In realtà io non so come stia venendo gestita quella cosa lì. Io non ne ho idea, sinceramente, perché quello di roba lì dovete chiederle a Matt il discorso di che cos'è Luxastra, la storia del libro, il bimbo. Perché io ho sempre seguito l'operazione, però... Il quadro generale non mi è stato dato, quindi non so quale sia l'intenzione di questa cosa qua. Sono un po' all'oscuro. Comunque,
io vi avevo avvisato appunto che oggi sarebbe stata una live più corta, quindi adesso andiamo un attimo in chiusa. Io sono decisamente spompato. Un trip di Anne è possibile, molto possibile. E quindi andiamo un attimo in chiusa. No, non posso resistere, Nico, non è quel genere di esistenza che mi serve. Ma le pareti dei giocatori sono dei set che vengono cambiati ogni volta o sono dei green screen? Sono dei set fisici che vengono cambiati ogni volta. Lo puoi vedere tranquillamente dalle storie che pubblichiamo online. Sono quattro strutture diverse che vengono cambiate e girate in base al tema della giocata. Un effetto della senilità di Boris o anche di Costi Wolfer, ma vergognati! Ritorno dei libri game, tipo tu possibilitare i libri game di Ultima Torcia o Sine Requiem? Questa potrebbe essere una domanda per Gian Andrea. Però Gian Andrea credo stia facendo la popò. Mi sa che glielo chiederò dopo e poi magari mi risponde. So che comunque voleva tornare, con i... sei tu. Sì, non è che devi venire nella mia live a ruttare. In ogni caso. Luca Meglio Chierico Paladino è una domanda molto interessante, sono entrambi molto interessanti, forse direi 51% Paladino, però il resto quello. Comunque, signori, grazie mille per essere stati con me in questa live che è venuta incontro alle mie capacità mentali, quindi in questo momento bassissime. Mi spiace non stare con voi un paio d'ore come sempre, ma purtroppo la stanchezza mentale chiama. Se poi termina una città macumba, è possibile, non lo escludo. Quindi grazie mille per essere qua, io vado in chiusa. E quindi, come sempre, ricordatevi, always be creative, siate sempre creativi, usate sempre l'ABC della vostra mente. Quindi, ci vediamo il giorno X del mese Y, non si sa, chi lo sa. Nel frattempo io vado un attimo a preparare di là per le registrazioni di domani, e poi credo che morirò pian piano in un brodo di giuggiole. All'improvviso. Debotto. Grazie mille. Ciao. Non vado in vacanza, Sam.